minimo di base di consenso nel paese interessato, altrimenti l'operazione diventa un'operazione che va in diritto internazionale. In ogni caso, secondo me, non esistono nemmeno le condizioni politiche oggi in seno all'ONU e nemmeno in seno all'Europa perché si possa seriamente parlare di un'operazione del genere. Io credo che dall'altro non sarebbero utili. La Libia è in una situazione di dopoguerra, di post-conflitto, e occorre guardare alla situazione per quello che è, senza illuderci che interventi militari possono essere risolutivi. Si può fare qualche operazione cosiddetta di controterrorismo, ma un intervento militare proprio vero e proprio, secondo me, sarebbe impossibile, se possibile sarebbe controproducente. Questo vale per la Libia come vale per la Siria e come vale anche oggi per l'Iraq. Sì, anche perché insomma la recente storia non ha consegnato la stabilizzazione dei paesi in cui le grandi potenze occidentali sono intervenute. A questo punto, Roberto Aliboni, dell'Istituto Affari Internazionali, la domanda principe diventa: che scenario vede per la Libia? O tante Libie, un paese frazionato, o lo spazio che si allunga su questo paese? So che la risposta è un po' articolata, per cui prima di tutto l'informazione finanziaria, poi di nuovo con lei, Aliboni. Hai letto? Mm-hmm. Oggi puoi pagare la polizza auto a rate mensili a tasso zero. Sì, io sono un navigatore satellitare. Fra 50 metri prendere, a destra, ricalcolo. Con Unipersai Assicurazioni, guidata da Unicon Assicurazioni, Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni, paghi la polizza auto a rate mensili a tasso zero. In offerta scade il 31/12/2014. Tane TAEG è zero. Finanziamento Finitalia subordinato ad approvazione. Prima di aderire, leggere la documentazione di legge disponibile in agenzia o online. Chiedi un preventivo gratuito su polizza a tasso zero. Siamo davvero happy di questo agreement and our azienda is ready to lavorare side by fianco con you. Non lasciare il tuo inglese a metà, completalo con Business English 24. Il corso migliora la tua professione con il sole 24 ore DVD sempre incluso nel prezzo di 1,50 euro. Giovedì 28 agosto, primo DVD, punto da Salina. Borse in diretta. A poco meno di un'ora dalla chiusura di Piazza Affari continua a essere... Grazie a Tony! 20% meno 0,30 Francoforte. Per intimissimo Nice, opera forte, tra poco il premio Fedeltà. Per l'America alcune agenzie hanno già battuto le prime dichiarazioni della Presidente della Federal Reserve per il vertice in corso. Janet Yellen ha garantito che cesserà l'acquisto di asset da parte della banca centrale. Non sei cool, sei old. Per fortissime reazioni in borsa, tra i titoli popolare più 1,90, la popolare di Romagna più 1,70, Unipolsai più 1,30 e GT 20%, resta debole meno 1,20 e Prismi almeno 1,1%, come Salvatore Ferragamo che perde l'1 e anche Iux. Per quello che riguarda Tecnitalia, oggi in Sardegna vertice importante con il gruppo Vivendi per 60% oltre 6% dell'annuncio in uscita di Andrea Guerra come amministratore legato, sta recuperando, dicevo, il titolo Luxottica che adesso viaggia sulla parità. Infine euro su dollaro a quota 1,3250.